da Facebook, oltre che quelli che ci seguono in diretta radio, Antonio Biella è qua con noi quest'oggi. Innanzitutto Antonio, grazie. Buonasera, scusate. No, nessun problema. Abbiamo detto che ovviamente sulla strada a quest'ora è sempre un po' difficile, per così dire, a volte anche un casino, diciamocela tutta. Sempre un piacere venire da voi. Guarda, quindi mi fa molto piacere, caro Antonio. Stavo dicendo, ho fatto la premessa di questo importante tuo arrivo, i tifosi felici che molti ti riconoscono come autentico salvatore. Adesso facciamo un po' il punto della situazione. Sì. La vittoria dell'altra sera, manna dal cielo, goccia per goccia come dici tu, ma veramente questa è una goccia importante. E adesso il futuro e anche il presidente. Tanti ti dicono: sarai tu il nuovo presidente. Allora possiamo già dire che non è così. Quindi allora, intanto sono molto contento di questa ultima vittoria, perché viene dopo due settimane di pausa, dopo due settimane in cui, tre settimane, in cui sì, è successo praticamente di tutto e abbiamo veramente salvato la pallacanestro Cantù, che è stata sull'orlo di sparire, e devo ringraziare Andrea Mauri e tutti i ragazzi che ci hanno aiutato, e spero di non dimenticare nessuno, Paparelli, Unafò, Stefano Salice, Vassallo, Passeri, aspetta che devo ricordarli tutti adesso. Sì, non fare gaffe che sennò poi altri miei. Credo li hai detti tutti, credo. Però adesso ci penso ancora un attimo prima di sbagliare, però comunque a parte gli scherzi è stato grandioso. Io aggiungerei anche Nicola Brienza, che infatti, l'abbiamo sentito ieri. E poi ho dimenticato uno che farai santo subito, che è Davide Marson, che ha dato una grossissima mano, poi meritando sicuramente la santificazione, comprando poi il pianella. E poi Nicola Brienza, che è stata una grandissima presenza, è stato colui che insieme ad Andrea, insieme a tutto il team tecnico, lo staff tecnico, ha mantenuto tranquilli quasi tutti i giocatori, e quindi sono stati veramente attimi duri, attimi vissuti con adrenalina. Abbiamo chiesto ieri anche a Nicola come si fa, già era ieri, esatto, a comportarsi in questo, cioè come si riesce a gestire al meglio i ragazzi in una situazione così. E lui insomma ha detto a volte ci siamo abituati, perché in effetti nell'ultima stagione a Cantù, caro Antonio, è successo di tutto, il contrario di tutto, e addirittura appunto abbiamo visto il coach scappare all'improvviso, quindi Brienza è stato bravissimo, non bravo, secondo me bravissimo, monumentale direi. Sì, e poi devo dire la verità che mi sono dato Roberto Allievi, che ringrazio anche giusto, e adesso giusto. Dicevo che è stato molto bravo, perché poi quando c'è stata l'occasione ha anche deciso delle decisioni anche, se vogliamo, impopolari, comunque difficili da prendere, che i giocatori che non erano più tranquilli e che non avevano più la serenità mentale di giocare a Cantù non si meritavano, per certi versi anche da tifosi, della maglia. In effetti è vero, se tu non sei convinto di giocare, se non sono andati via, giustamente. E due ragazzi nuovi, entrambi in maniera diversa, perché Carr è stato decisivo con l'ultimo tiro, che infatti quando sono corso negli spogliatoi gli ho detto: cavolo, bravo Nicola che hai dato l'ultimo tiro a lui. Lui dice: beh, diciamo, ha fatto una faccia, come dire, non so se è proprio una cosa voluta, però comunque è venuto bene. E quindi grande questo allenatore, che insomma vi ritrovate lì, promosso come primo allenatore, diciamo, e se lo merita, diciamoci anche la verità. Ecco, bravo Antonio, io direi che questa è una persona che davvero merita, perché traghettare la squadra in un momento così non è la cosa più semplice del mondo. Diciamo una grande esperienza, io me lo ricordo i primi anni di Corrado. Ma è giovane, è un ragazzo anche giovane. Per modo di dire, diciamo che è più o meno la mia età, siamo diversamente giovani. Diversamente giovani. Però è un po' più giovane, quindi mi sente poi si arrabbia. Comunque dicevo. Sto facendo l'allenamento, quest'ora non ti sento. Infatti, è una bella esperienza, perché è stato terzo allenatore negli anni di Sacripanti e Fioretti, è stato secondo allenatore, ha fatto anche le esperienze un po' via, quindi all'estero, sì. È comunque una persona che sa gestire i giocatori, e secondo me alcuni possono pensare che fosse una sorpresa, noi internamente sapevamo il suo valore, quindi è stata una conferma. Nicola che chiede ancora un bel palazzetto pieno anche per domenica prossima. Infatti adesso ho visto che è partita la prevendita, giusto Antonio? Sì, è partita anche una iniziativa sui social che si dice Uniti Tutti Insieme, adesso Uniti per Cantù, che invita
tutti i tifosi appassionati a postare sui propri social il biglietto, la tessera, insomma, manifestando la presenza contro Bologna. È molto importante far sentire il palazzetto pieno, lo è stato anche per essere un lunedì sera contro Brindisi. Beh, 3.700, è stata una bella vittoria, il pubblico è stato fantastico, come sempre quando si vince, ma poi così, è stata una goduria saltare e cantare insieme ai tifosi, è stato veramente bello. Quindi poi è la prima volta che abbiamo, infatti abbiamo fatto anche questa maglietta celebrativa, il cui incasso andrà chiaramente in totale devozione devoluto alla Pallacanestro Cantù per finanziarla, perché ecco, noi abbiamo posato la prima pietra, grazie a tutti noi, grazie a Davide e grazie a Andrea Mauri. Poi però dobbiamo posarne tante di pietre per continuare a crescere, a migliorarci e a sostenere la Pallacanestro Cantù, non da qui a fine stagione, non nella stagione 2019-2020, ma insomma per fare un programma di lungo periodo. Abbiamo sentito anche il presidente di Tutti Insieme Cantù proprio nei giorni successivi a questo passaggio di proprietà. Angelo. E una delle prime cose, Angelo appunto, che ci ha detto, una delle prime cose ha detto, innanzitutto grande e monumento anche ad Antonio Biella, che ci ha dato subito fiducia per i prossimi anni. Allora, tu rimani Antonio, questo lo diciamo, no? Sicuramente è una certezza la tua presenza, quella della tua azienda, l'Acqua San Bernardo, vero Antonio? Sì, abbiamo fatto questa sponsorizzazione che a questo punto diventa di durata triennale. Beh, ma insomma, 3 anni è una cosa veramente, beh, ecco, che uno si può anche programmare. Sì, sì, infatti, parte... ed è stato anche in questo senso un altro piccolo mattoncino, perché comunque avere un respiro di medio periodo, non esagerando, di lungo periodo, è molto importante, perché permette di scegliere giocatori, staff, insomma, di avere una possibilità di programmare e non di vivere alla giornata, come purtroppo negli ultimi mesi si era un po' arrivati a fare, perché veramente non c'erano prospettive sicure. Poi per fortuna sono arrivate. Vabbè, insomma, e tu sei stato certamente importante, lo so benissimo, perché poi è difficile adesso chiedertelo qua quando ci sei tu, però tutti hanno riconosciuto il tuo ruolo, ma gli stessi tifosi, ecco, questo devo dire, veramente ho colto questo grande affetto dei tifosi. Cioè, alcuni, tu prima hai detto Santo Marson, ma qualcuno ti vorrebbe Santo, sportivamente parlando, non vogliamo essere blasfemi. Diciamo che siamo stati decisivi in tanti, sì. Piccola parte con umiltà posso dire di essere stato importante anch'io. Beh, perché dovevo mettere una firma, e la firma l'ho fatta mezz'ora prima di prendere l'aereo per Dubai, dove andavo per lavoro a assistere a una fiera, diciamo a presenziare a una fiera, a un evento fieristico, e ho dovuto firmare dall'aeroporto, fare il PDF e mandarlo poi con la mail certificata, per dire quanto siamo arrivati vicini. Mamma mia, questa cosa qua non ha... Per quello che non c'ero quella sera, perché ero in volo per Dubai. Sì, lo so, no, infatti. E quindi ecco, quindi questa firma ha di fatto sbloccato una situazione che rischiava... Non è che è successo, però, insomma, è stata decisiva come quella di tanti altri, certo. Però è stata importante, quindi era simpatica anche la situazione che... C'era l'aereo, dovevo imbarcare, ma dovevo finire di firmare l'ultima versione della... Mai avuto ripensamenti, Antonio? Onestamente... Ho paura, voglio dire, perché... Per lavoro, io sono abituato a fare delle trattative importanti nella mia vita. Per fortuna, purtroppo, ho dovuto cedere e acquistare aziende, quindi questa è stata una di quelle trattative, come in quei casi in cui si cerca di esasperare da una parte o dell'altra, e soprattutto dalla parte russa si esasperava i concetti per trattare, per ottenere qualcosa in più. La diversità rispetto al business è che qui c'era di mezzo il cuore, quindi quando c'è di mezzo il cuore ogni cambiamento, ogni richiesta fa un po' emozionare un po' di più, fa soffrire un po' di più, ecco, questo forse è stata la differenza. Quindi non hai quella naturale distacco, quel naturale distacco che ti permette di rimanere concentrato. A volte ti fai prendere un po' dall'ansia. Ero in viaggio anche con Viviana in uno di quei giorni, e ogni 2 ore cambiavo un po' il momento da felicità a tristezza, a preoccupazione, no, mio meglio, preoccupazione, no, quasi disperazione, poi quasi. Tornava felicità. E vabbè, comunque adesso è andata, non ci pensiamo, dobbiamo pensare al campionato, deve fare bella figura.
che e portare a casa la salvezza. Questo è importante. Sì, a questo punto è molto vicina. Certo, sì. E dobbiamo continuare a giocare così. Devo dire che appunto anche le sostituzioni che potevano portare qualche perplessità, invece da una parte Carr, dall'altra far giocare tanti minuti a Davis, ha portato sicuramente, ancora una volta, il grande Nicola aveva ragione a credere in questi. Io sinceramente ho visto anche una gran partita di Blakes, che è cresciuto molto in questo anno con noi, e ha soprattutto in termini di... sempre stato forte, però a volte succedeva che poteva buttare via qualche palla nel momento sbagliato. Invece ieri è stato proprio altro, ieri adesso sì, lunedì sera è stato fondamentale, è stato sempre presente, non ha fatto pochissimi errori, e quindi un grazie anche a lui. Ai tifosi che ci ascoltano, ai tifosi di Cantù ovviamente, che cosa ti senti di dire adesso Antonio, e soprattutto quando verrà scelto allora il presidente? Tu hai detto no, io no, ti sei chiamato fuori? Confermo. No, allora diciamo che... Però secondo, insomma, ci sei anche secondo tu. Secondo me è importante che si crei questa struttura con una, come dire, con una visione di medio-lungo periodo, senza esagerare, di lunghissimo periodo, e quindi è giusto anche parlare, riflettere, e in qualche modo decidere la struttura migliore, perché chiaramente ci sono state tante persone fondamentali in questa trattativa, sono tante persone fondamentali da tanti anni, e credo che sia sempre difficile trovare una persona che rappresenti. È per questo che credo anche ci stiamo mettendo tanto, perché non guardiamo soltanto l'attuale, il presente, ma anche il futuro. E quindi io ne potrei indicare tutti quelli che ho detto, meriterebbero di fare il presidente, quindi è anche la tempistica questo... qualche settimana, io credo sì, sia questione di giorni, non di settimane. Oh, questione di giorni, ok, perfetto. E questo è il primo aspetto importante, ovviamente. Il secondo, l'abbiamo già detto, è quello proprio più strettamente agonistico. Tu hai detto la salvezza adesso è più vicina, è più concreta rispetto a qualche settimana fa, perché ci sono vissuti momenti, direi, Antonio, da tifoso di Cantù, veramente da far accapponare la pelle. Sì, sì. Qualche settimana. Diciamo, io mi ricordo, tra l'altro, un mio cliente, collaboratore, amico, era venuto a vedere la partita di Torino a Torino, ed è venuto a vedere la partita ad Esio contro Brindisi, e ha visto, dice, cavolo, a Torino avete vinto, ma eravate, diciamo, quasi disperati, eravamo penultimi, avevamo tutti... C'era l'acqua alla gola lì, veramente... Adesso, con questa inversione di tendenza, direi che parlare di salvezza è giusto, perché bisogna sempre tenere i piedi ben piantati per terra, però onestamente questa squadra ha dimostrato di valere di più della lotta per la salvezza, e quindi possiamo cominciare a ragionare, a fare... A sviluppare anche per i prossimi, speriamo per i playoff o comunque per la prossima stagione. Senti, dipendesse solo da te, Brienza lo terresti a vita, giusto? Ma sì, diciamo che lui ha il cuore cantorino, è bravo, è competente, per cui è chiaro che in tutte le situazioni, poi come anche Cantù, la struttura conta, poi conterà anche se ci sarà un futuro socio forte all'interno della compagine societaria, ed è chiaro che è anche giusto che chi comandi, chi diciamo porta i soldi, porta gli investitori, poi decida anche, prenda queste decisioni. Io mi auguro che ci sia una continuazione, perché Nicola è veramente in gamba e lo sta dimostrando. Adesso intanto è l'allenatore più vincente, perché 3 vittorie su 3 partite, quindi... È vero, fantastico. Lo guarderanno dall'NBA a dire, in Italia c'è un allenatore che non perde mai. Senza grandi squilli di tromba, lui però è veramente uno concreto, e tra l'altro è uno bravo, capisce anche ed sa leggere le varie situazioni molto 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 bene. E un'altra cosa, il tempo purtroppo è quasi finito, però te la voglio chiedere, perché è come te, è uno che insomma ha a cuore tanto il capitano, questo Parrillo. Abbiamo sentito nei giorni scorsi, sì, ho visto, era emozionato, era felice, era orgoglioso, ha detto. Sì, sì. E i tifosi l'altra sera gli hanno dimostrato che... Tanto affetto. Tanto affetto, un bel cartellone, bello, un striscione solo per lui. Poi quando è venuto a salutare a fine partita, ha detto, ciao capitano, e lui ha fatto un sorriso. Devo dire che
anch'io, ancora prima che fosse ufficiale, avevo già fatto un post sui miei social dicendo ecco il nostro capitano, perché anche per me è una persona molto valida, è sempre stato un carismatico all'interno dello spogliatoio. È chiaro che quando siamo sei americani, sei italiani, cioè, diciamo fra virgolette una spaccatura normale, legata alla lingua. Ma credo che lui sia unanimemente riconosciuto anche dai compagni. Lui invece ha proprio questa capacità di essere... Leader, carismatico, insomma, un ragazzo con determinazione, si fa voler bene da tutti ed è il giusto capitano, diciamo. Direi così, allora salutiamo anche Samuele che ci sta seguendo. Ciao Samuele, salutiamo gli amici della diretta Facebook. Ultimissima, e poi saluto Antonio Biella, come sempre graditissimo ospite quando viene a trovarci. Patron, lo ricordiamo, dell'acqua San Bernardo Cantù e ovviamente titolare della San Bernardo e ovviamente anche uomo che ha salvato Cantù e che porterà avanti il progetto. Contribuito. Che porta avanti il progetto della Pallacanestro Cantù. Allora, per chiudere, Antonio, velocissimamente, ci vuole una vittoria anche domenica. E poi a quel punto davvero si può brindare. Sì, diciamo, anche con l'acqua San Bernardo. Io brindiamo con l'acqua San Bernardo. Certo che sì. Puntiamo domenica, ma poi a me piacerebbe, perché da quando sono sponsor non ho ancora visto, vincere un derby. Se devo proprio togliermi un sassolino. Ecco, il sogno nel cassetto. E spugnare il forum, come dire. Quindi, hai detto niente però. Infatti ho detto una cosa difficile, quindi anche se poi non ce la facciamo... lo stesso. Quindi battere Bologna e poi chissà mai fare uno sgambetto anche alla Capolista. Cercare di fare uno importante sgambetto. Continuare a lottare, far vedere i nostri tifosi che noi lottiamo su ogni pallone. Poi capiterà anche di perdere e non deve essere un dramma. L'importante però è non mancare mai di rispetto verso la maglia che portiamo, anche se non è che la porto, però diciamo la maglia che porta il giocatore. Tra l'altro la maglia è veramente una bella maglia. Questo ha detto che avete fatto anche un piccolo capolavoro da questo punto di vista, bella, bella davvero. Antonio, grazie. Continua con questo entusiasmo, sei contagioso e credo che i tifosi che ti hanno visto sono veramente solo felici. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevamo soltanto dare una piccola anteprima. Come no, assolutamente. È andato talmente bene l'attività Ogni Goccia Conta, questo hashtag che Ogni Goccia Conta. Che abbiamo lanciato in occasione della partnership con la Pallacanestro Cantù, che abbiamo deciso che diventi un momento che accompagna tutta l'avventura della San Bernardo di quest'anno, quindi diversi eventi verranno accompagnati da questo hashtag che diventerà un vero e proprio un'avventura e le 12 foto più belle saranno poi la base di una mostra fotografica che faremo a fine settembre in un castello delle Langhe e a cui verranno chiaramente poi invitati coloro che l'hanno fatto la foto e diventeranno le pagine del nostro reservation book per l'anno 2020, quindi cercheremo di dar valore a questo Ogni Goccia Conta che accompagnerà tutte le attività in cui San Bernardo crede, nascendo dal basket, dalla Pallacanestro Cantù, ma andando a pallavolo, alla festa della Cazzuola che sta per terminare in questi assolutamente sì, piuttosto che altri eventi anche collegati. Siete davvero radicati anche sul territorio, ovviamente, anche se la San Bernardo è piemontese, però l'hai portata cunese, l'hai trasferita, l'hai trasportata qui sul nostro territorio. Bravo.